Servizi sociali ad Alcamo sempre visti come un'eccellenza, anche se in un periodo così particolare sta mettendo in crisi questo reparto e quali sono le cose principali che si vengono ad affrontare di nuovo visto la pandemia. Questa emergenza ci ha messo nelle condizioni di dover lavorare con dei ritmi veramente serrati e che sono rivolti a dare ausilio soprattutto alle fasce più deboli. La condizione che vogliamo ripristinare è quella di una serenità familiare, economica, chiaramente, attraverso l'erogazione di tutti i servizi che possono essere utili. Primo tra questi, chiaramente quello relativo all'acquisto della spesa, che è stato garantito attraverso diverse misure e adesso viene a essere rinnovato dall'erogazione dei buoni spesa erogati dalla Regione Sicilia e che sono stati lavorati dai nostri uffici. Dal punto di vista dei servizi sociali è stato notato comunque un aumento delle persone bisognose, anche di persone che prima, tra virgolette, non avevano tutti questi problemi. Senza dubbio la platea dei richiedenti è notevolmente cambiata ed aumentata. Alcuni soggetti in questo momento si sono trovati in difficoltà pur non avendo mai avuto rapporti con gli uffici dei servizi sociali, ma questo non deve essere un motivo assolutamente di vergogna perché in questo momento tutti ci troviamo in enorme difficoltà. Invito chiunque avesse sofferenza data da questa emergenza a rivolgersi all'ufficio dei servizi sociali che prontamente cercherà di venire incontro alle esigenze del cittadino. Però ho visto questa novità, purtroppo una brutta novità della pandemia, si dice a novità, segue una novità anche nell'azione amministrativa. In questo periodo, per fortuna, era stato messo in campo questa nuova misura del reddito di cittadinanza. Inoltre, avendo cominciato a fare i primi progetti di tirocinio, è bellissimo notare come questi tirocinanti abbiano proprio avuto il piacere di lavorare, di cominciare ad avere questi rapporti con il mondo del lavoro. Servizi sociali significa anche inclusione. Devo dire che la nostra amministrazione, come peraltro posso dire la nostra comunità, è veramente accogliente nei confronti di questi soggetti. A proposito di questo, abbiamo istituito la consulta per gli stranieri ed è pubblicato l'avviso proprio per parteciparvi. Famiglie che si trovano in grossissima difficoltà. Perché per ragioni di lavoro, ma anche per ragioni certe volte fisiche di età, ci sono persone anziane che devono badare a ragazzi con determinate problematiche. I servizi sociali infatti lavorano proprio per dare proprio un aiuto sia ai disabili in quanto soggetti deboli, sia alle loro famiglie, questo attraverso diverse misure. Una di queste per esempio è vita indipendente o il dopo di noi che cerca di creare autonomia appunto in questi soggetti. Tutto questo viene chiaramente giornalmente e annualmente previsto dai nostri piani di zona.